Buongiorno Napoli, buongiorno Napoli anche perché questo 26 di aprile del tempo del corona ha avuto anche un po' di terremoto a Bagnoli, ma noi sappiamo che Napoli in qualsiasi epoca supera tutto. E questa mattina con quest'alba ci andiamo a fare un altro viaggio in quella Napoli immaginaria, dove i miei sevicoli, la gente si sarebbe potuta anche adattare con le sue cartoline, così come i cantastorie che a Napoli nel porto, il porto con la lanterna fatta dalle prostitute col 10%, al di sotto di quella lanterna si raccoglievano pescatori, marinai che giravano il Mediterraneo, portavano le storie dei colbacchi e dei cappelli arabi che formavano il babà e i racconti di quelle terre, che le avrebbero potuto fare nonostante le mascherine che viceversa dovranno usare, e capere sicuramente avrebbero potuto fare in ciuci lo stesso nonostante il tempo di un'infezione dell'epoca, come lo stesso Eschiniz e Wagyu, dal francese de Wa, della via, ragazzi della strada. Però noi ci prendiamo un altro poco di questo bellissimo albeggiare. Immagino gli animali che cosa possono pensare che sia successo, sono aumentati perlomeno 10 volte di più. Ma torniamo a immaginare in questi viaggi attraverso i giornali dell'Ottocento, come questi nostri abitanti di quelle terre avrebbero potuto affrontare la vita con lo stesso problema che avremmo oggi. Nella stessa identica misura si sarebbero riuniti, si sarebbero puntate e storie e capire, come dicevamo, avrebbero fatto i capelli, e finalmente tra qualche ora ci potremmo mangiare anche quello che dalla vita del Mediterraneo arriva nelle mani arriva. E poi lo devo dire, grazie alla genia dei Mattozzi, il caro amico Alfonso dell'Europeo mi racconta come fu sdoganata antropologicamente la pizza in quei locali, perché la pizza veniva mangiata con le mani, quindi una famiglia operaia non aveva la possibilità di dare dignità alla forchetta, e i guaglioni si mangiavano con le mani, e invece si decise di dare dignità e far sedere le persone al tavolo, dargli le posate e quindi dare alla famiglia un luogo dove incontrarsi. E da quel momento la pizza non fu più mangiata per le strade, ma fu mangiata